Al giorno d'oggi è fondamentale avere un'autostima alta. Ma che cos'è l'autostima? Certo, definire l'autostima non è così facile. Una definizione concisa potrebbe essere questa: ascoltami. Per autostima si intende un insieme di giudizi valutativi che l'individuo dà di se stesso. Come ti giudichi? Cioè la valutazione che noi ci diamo, la percezione che abbiamo di noi stessi. L'autostima non è una caratteristica presente sin dalla nascita, come il colore degli occhi. Parte dall'infanzia e subisce delle variazioni nel corso della vita. Il bambino piccolo, appena nato, non nasce con delle sensazioni negative verso se stesso. Eric Berne sosteneva che tutti i bambini credono di essere meravigliosi. Si nasce principi, poi si diventa rospi, per tanti motivi. L'autostima inizia a formarsi con lo sviluppo cognitivo e come risposta agli stimoli esterni. Quanto è importante avere un buon rapporto con se stessi e quindi una buona autostima. Basti sapere che la medicina contemporanea ha accertato che avere l'autostima bassa è all'origine di molti malesseri e indebolisce il sistema immunitario. Il livello di autostima varia a seconda dell'età. I bambini che sono all'età prescolare non hanno la necessità di confrontarsi con gli altri o a migliorare se stessi. In età prescolare il bambino vive nel presente. In età scolare l'autostima diventa presente in misura sempre maggiore. E in età dell'adolescenza tende a oscillare tra il basso e l'alto, è un su e giù, e in maniera molto frequente. Allora, come riconoscere i primi segni di una bassa autostima? Sii un'osservatrice e un'ascoltatrice. Ascolta quello che tuo figlio o tua figlia ti dice. Sono sfortunata, io non ce la faccio più. Non è colpa mia, non sono pronto, è un'ingiustizia, ce l'hanno tutti con me, sono piccolo e nero, sono Calimero. Ma ve lo ricordate Calimero? Attenzione a queste frasi che ripete spesso tuo figlio. Drammatizza sempre, parla in negativo di se stesso. Evita i conflitti tuo figlio. Ha paura di sbagliare. Oppure non guarda fisso negli occhi e cammina con la testa bassa. Osservalo. Si chiude per caso in se stesso e si estranea dal resto del mondo. Ti paragona spesso agli amici e li percepisce più capaci di lui. Questi sono dei segnali e devi stare molto attenta. Quindi ora basta, ci sono delle frasi che non devi assolutamente dire. Quando lo vedi in difficoltà, faccio io che faccio prima. No, questa frase no. Non intervenire. Te l'avevo detto io, capirai quando sei grande. Quando lui fa un errore. No, non lo devi dire questa frase. Insomma, non arriverai mai da nessuna parte con questo comportamento. Ma ti sembra dire una cosa del genere? Secondo me non ce la fai, scommetti che non riesci. Queste frasi non le voglio più sentire. Te lo dico subito, con queste frasi, i messaggi che invia tuo figlio, che trasmetti sono: io non valgo niente, quindi lui non crede nelle sue capacità. Sono incapace e quindi non ci provo neanche. A questo punto ti rendi conto che devi cambiare tu, quindi prova a cambiare. Io insisto, cambia. Cambia il tuo atteggiamento. C'è una bellissima frase di Jung che io adoro e dice: se c'è qualche cosa che vorremmo cambiare nel bambino, dovremmo esaminarlo bene e vedere se non è qualche cosa che faremo bene a cambiare in noi stessi.